Zuckerberg, evasore fiscale, per la Procura di Milano deve al fisco italiano 870 milioni di euro per le imposte di Meta, mentre per l'Università Svizzera Italiana i social media uccidono l'autostima alterando l'immagine di se stessi. TikTok, anche l'Italia pensa al blocco del social network cinese. Ci ruberà il posto di lavoro e la voglia di pensare. Ecco come l'intelligenza artificiale potrebbe cambiarci in peggio la nostra vita. Il 5G sta arrivando sulle autostrade mentre dal cielo piove l'irradiazione del wireless di Elon Musk. Telco in crisi. In nome del crollo delle compagnie telefoniche, mentre per la transizione digitale nei fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Italia si prende tre anni in più. Voto digitale cresce il business, ma sul web impazzano gli spazzini con firme false e articoli manomessi. Mercoledì 1 marzo 2023, amici della Casa del Sole TV, bentornati sulla Tecno Rassegna Stampa, l'unico ed esclusivo appuntamento in TV interamente dedicato alla lettura delle pagine di giornali. Quotidiani e riviste italiane uscite nell'ultima settimana che scrivono di futuro digitale in ogni sua declinazione. Allora, l'avete sentito dai titoli d'apertura, apriamo questa nuova puntata della Tecno Rassegna Stampa con la notizia della settimana. Secondo un'indagine della magistratura europea e ora finita sulle scrivanie della Procura di Milano, la holding capitanata da Mark Elliott Zuckerberg. Evaderebbe il fisco non avendo versato alle casse italiane ben 870 milioni di euro per le imposte di Meta, la holding di Facebook, Instagram, WhatsApp, che ha lanciato da poco i servizi a pagamento per gli utenti. Apriamo la nostra tecnica segna stampa con la lettura di Libero, il quotidiano fondato. Da Vittorio Feltri e diretto da Alessandro Sallusti. Vediamo come la notizia viene trattata. Il titolo è emblematico e, se vogliamo, anche un po' clamoroso: Tagliola. IVA per Facebook deve al fisco 870 milioni. Avviata un'indagine. Nel sottotitolo, secondo la Procura di Milano, il colosso del web Meta deve pagare le imposte sulle iscrizioni ai social degli utenti che producono utili. L'articolo a firma di Alessandro Antonini ci dice che. Una cifra mostra circa 870 milioni di euro. È la presunta evasione fiscale ipotizzata dalla Procura di Milano in un'inchiesta appena aperta, ma passata già per le verifiche della Guardia di Finanza e della Procura europea su Meta, il gruppo statunitense che controlla Facebook. Instagram e WhatsApp. L'indagine ruota intorno ad un'impostazione giuridica e fiscale innovativa che se accolta potrebbe estendersi anche ad altre multinazionali dell'IT e in altri paesi. Scenario contro cui il grosso guidato da Mark Zuckerberg è pronto a dare battaglia. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano per arrivare a contestare quell'importo come omesso versamento dell'IVA per gli anni che vanno dal 2015 al 2021 ha effettuato un calcolo ad hoc sulla cosiddetta permuta beni differenti. In sostanza l'iva non versata riguarda l'iscrizione degli utenti sulle diverse piattaforme social iscrizione che avvengono sì gratuitamente ma con l'utente che in realtà paga una sorta di fee perché mette a disposizione i propri dati personali con tanto di potenziale profilazione di quei dati e proprio attraverso questo scambio formalmente gratuito che Meta può trarre un profitto su cui a giudizio degli inquirenti bisogna applicare l'IVA. Andiamo a vedere, sempre nell'articolo, che ad avviare l'istruttoria amministrativa sono stati i PM della Procura europea Giordano Baggio e Sergio Spadaro con il Vice Procuratore europeo Danilo Ceccarelli. Poi però il caso è finito sul tavolo della Procura di Milano, diretto da Marcello Viola, ed è stato assegnato al PM Giovanni Polizzi del secondo Dipartimento, guidato da Tiziana Siciliano. Negli ultimi anni la Procura milanese ha portato avanti molte indagini sui giganti del web che sul fronte penale si sono chiuse o con archiviazioni o con patteggiamenti appena pecuniari e basse per i responsabili delle aziende. Conclusioni arrivate però solo dopo che sul fronte tributario le società hanno staccato maxi. A segni di risarcimento nei confronti dell'agenzia delle entrate l'ultimo caso è stato quello di netflix che ha chiuso i conti col fisco versando quasi 56 milioni di euro prima ancora google con 306 milioni nel, 2000, nel 2017 ed apple due anni prima con 318 milioni proseguendo la nostra Tecnolassegna Segna Stampa nella lettura eh, di articoli di giornali che riportano sempre l'indagine avviata dalla Procura di Milano sulla ONDI di Zuckerberg, ce ne andiamo ora su La Stampa, il quarto quotidiano italiano per diffusione e eh, prodotto dal gruppo GEDI, andiamo a vedere come La Stampa scrive della notizia di Zuckerberg, evasioni Evasione da 870 milioni sulle iscrizioni a Facebook. Meta fa tremare il tech. Quindi sta tremando tutto il comparto delle tecnologie social. L Indagine di Milano per l'Imano un versato. La difesa non era dovuta, la tesi degli inquirenti metterebbe nei guai tutto il settore. L'articolo a firma di. Monica Serra, difficile sia uh, un caso che dopo qualche giorno il colosso americano di Mark Zuckerberg abbia lanciato i primi servizi a pagamento per gli utenti di Facebook e Instagram. Tra le cause che hanno fatto tramontare la massima Facebook è gratis e lo sarà per sempre. Potrebbe infatti esserci anche l'ultima indagine. Condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. La stampa ci riporta anche un virgolettato attribuito ad un portavoce di Meta, rimasto però anonimo. Prendiamo sul serio i nostri obblighi fiscali, dicono dalla Silicon Valley, e preghiamo e paghiamo tutte le imposte richieste in ciascuno dei paesi in cui operiamo. Siamo fortemente in disaccordo con l'idea che l'accesso da parte degli utenti alle piattaforme online debba essere soggetto al pagamento dell'IVA. Ah, stranamente, ma così come siamo disposti a collaborare pienamente con le autorità rispetto ai nostri obblighi derivanti dalla legislazione europea e nazionale. L'inchiesta aperta dalla Procura europea è solo di recente trasmessa alla Procura di Milano si concentra sulla relazione tra gli utenti delle piattaforme, c'è cioè anche Whatsapp e le, la società eh, privata, una relazione che appare gratis perché almeno fino ad oggi l'iscrizione non è mai stata a pagamento, ma che per l'accusa ha un valore commerciale che si fonda sulla cessione di dati personali che ciascun utente garantisce alla società in base a quel che Pubblica ai post che scrive, ai like che mette, alla ricerca che conduce. Dopo aver eh, parlato della grana che incombe su, eh, sui social, eh, nella fattispecie quelli guidati dal, da Marcello Zuckerberg, ci andiamo adesso sul Messaggero, il quotidiano. Edito dal gruppo Caltagirone, lo storico quotidiano Capitolino, che parla degli effetti allarmanti dell'utilizzo dei social. Andiamo a vedere la notizia riportata nella parte del giornale macro. Questa è la sezione in cui si parla degli effetti avversi dell'utilizzo dei social. L'eccesso di social uccide l'autostima, questo è il titolo del messaggero. Una ricerca dell'Università della Svizzera Italiana prova che il confronto con gli influencer e con le bellezze photoshoppate della rete altera l'immagine che abbiamo di noi stessi. Andiamo a leggere nell'articolo. Il caso del giorno. I social media fanno sempre più parte della nostra vita, ma oltre a rappresentare un momento di relax, beh, così viene definito, di condivisione e anche di lavoro, per molti possono diventare fonte di frustrazione e insicurezza. A preoccupare sono tutti quei profili social che con fare accattivante rendono Glamour un mondo di mangiare modo di mangiare sbagliato o alcuni comportamenti a rischio è la faccia scura della medaglia che riguarda soprattutto adolescenti e giovani Adulti proprio in questi giorni sulla casa del sole tv con la rubrica allerta 5G ho personalmente intervistato l'ex senatore Andrea Cangini, eh, firmatario, primo firmatario della relazione del dossier approvato al termine della scorsa legislatura dal Senato della Repubblica che evidenzia le problematiche, gli effetti negativi soprattutto nei, sui giovani. Per quanto riguarda l'utilizzo di device, smartphone e tutte le applicazioni digitali, anche quelle dei social media. Ma proseguendo su uh, Il Messaggero, che andiamo a leggere, a continuare nella lettura, se da una parte piattaforme quali Instagram, TikTok e Facebook rappresentano una finestra sul mondo, un'occasione di incontro, soprattutto per i ragazzi più marginalizzati. La, le personalità più influenzabili rischiano però di diventare facile preda di cyberbullismo, di fenomeni di dipendenza da internet e di essere esposte al pericolo delle challenge costate la vita ad alcuni ragazzi, poco più che bambini. Una uh, recente ricerca di Federica Pedalino-Anlind Camerini dell'Università della Svizzera italiana. Ha dimostrato che è il confronto con gli influencer a spiegare il rapporto tra uso di Instagram e insoddisfazione dell'immagine di sé tra le ragazze inevitabilmente perdenti nel confronto con le chimere photoshoppate che spopolano la rete, irraggiungibili, irreali, frustranti. Una possibile soluzione la suggerisce uno studio canadese di prossima pubblicazione che dimostra come dimezzare il tempo che i social passano sui social media migliora autostima e accettazione del peso corporeo. Una cura dimagrante dai social potrebbe insomma Aiutare tanti ragazzi ad amarsi ed accettare di più il proprio corpo, proseguendo nella nostra eh, tecno rassegna stampa. Adesso ce ne andiamo sul Corriere della Sera, il primo quotidiano italiano per diffusione e numero di lettori pubblicato da RCS Media Group. Il Corsera ci riporta infatti la notizia di TikTok che a breve potrebbe essere interdetto anche in Italia. La notizia riporta ovviamente la volontà ventilata dal Copas, la commissione di vigilanza. Sui servizi segreti e quella del ministro della pubblica amministrazione Zangrillo che ipotizzano di togliere di mezzo il colosso cinese per non condividere i dati con Pechino. Insomma, dopo l'applicazione del Golden Power sul 5G infrastruttura tecnologica. Di eh, matrice eh, cinese, siamo adesso alla guerra fredda 2.0 su TikTok. Andiamo a vedere e leggere insieme il Corriere della Sera. Il titolo: TikTok. Anche l'Italia pensa al blocco, Zangrillo e Copasir valutano i rischi per i telefoni di servizio degli statali. Ma Salvini no alle censure, tuona il vice premier. Paolo Zangrillo, lo vediamo in questa eh, fotografia, 61 anni, senatore di Forza Italia e ministro per la pubblica eh, amministrazione. Il caso, dopo il governo federale statunitense e anche la Commissione europea ha messo al bando il social cinese TikTok ai dipendenti è arrivata la richiesta formale di installare l'applicazione dei propri telefoni professionali e personali. La società, quindi parliamo di TikTok, i dati, Dor eh, saranno presto conservati qui in Europa e non saranno condivisi con Pechino. Andiamo a leggere l'articolo. I tuoni di Bruxelles potrebbero trasformarsi in pioggia anche in Italia. Dopo la richiesta formale della Commissione europea ai dipendenti di disinstallare l'applicazione TikTok dai propri cellulari per proteggere i nostri dati, il governo italiano studia le mosse. Tra le opzioni, il blocco dell'app cinese sui dispositivi dei dipendenti statali. Da qualche giorno siamo al lavoro sul tema, conferma lo stesso ministro della Pubblica Amministrazione. Paolo Zangrillo, impegnato sulla scia delle mosse di governo americano e istituzioni UE che hanno chiesto ai dipendenti di rimuovere l'app di cellulari di servizio. Zangrillo, a cui risponde un bacino di 3,2 milioni di dipendenti statali, non è il solo a occuparsi dell'app di proprietà della cinese ByteDance. Dal ministero infatti fanno sapere che al dossier da gennaio lavora anche il Copasi. Sulla base dei risultati dell'indagine dei servizi verrà presa una decisione sentendo tutti a partire dal Ministero dell'Interno e Palazzo Chigi in un vertice sul tema atteso in questi giorni. Una volta chiarita la profondità dei rischi legati alla sicurezza nazionale passeremo al confronto sulle misure. Spiega il Ministro Zangrillo, TikTok, tutti i dati degli utenti italiani, così come quelli europei, non sono conservati in Cina, ma negli Stati Uniti e Singapore e presto all'interno dell'Unione Europea, nel data center irlandese, dice Giacomo Lev, responsabile relazioni istituzionali sud Europa di TikTok. Proseguiremo sicuramente a seguire questa vicenda con la tecnorassegna. Stampa! Giriamo pagina e ce ne andiamo all'intelligenza artificiale. L'avete sentito sui titoli d'apertura della nostra tecnica segna stampa? Ci ruberà il posto di lavoro, ci ruberà la voglia di pensare. Ecco come l'intelligenza artificiale potrebbe cambiarci in peggio la nostra vita. Darcene contezza è un'inchiesta del, del settimanale Panorama diretto da Maurizio Belpietro. Andiamo a vedere subito la copertina di Panorama per addentrarci in questa notizia a dir poco allarmante la copertina è tutta rossa ci mostra il volto di una donna sullo sfondo un cyborg, perché evidentemente il panorama ci fa capire come l'intelligenza artificiale tutta la transizione digitale punti espressamente al transumanesimo, così ci cambierà l'intelligenza artificiale, ora sa scrivere, disegnare, dare consigli, aiutare nei compiti a scuola e anche mani alla portata di tutti, ma il pericolo non solo che ci rimpiazzi sul lavoro, ma ci rubi anche la voglia di pensare. Inchiesta sulla tecnologia con giganteschi affari. Andremo a leggere anche qualche numero che inevitabilmente rivoluzionerà la nostra vita. Ci andiamo adesso all'interno del settimanale Panorama per vedere come viene trattata la notizia. Eccoci nell'articolo. Di inchiesta, il titolo è Inquietante: Sostituirà la nostra mente? A firma di Marcello Morello, il servizio. L'intelligenza artificiale è ormai alla portata. Di tutti per utilizzarla basta andare su un sito, sa scrivere, disegnare, dare consigli, aiutare i ragazzi nei compiti. Sembra di conversare con un essere umano. Il, per il pericolo non è più solo che ci rimpiazzi sul lavoro, ma che impoverisca culturalmente e ci rubi la voglia di. Pensare, l'immagine a tutta pagina eh, punta al transumanesimo, fa vedere come in realtà il vero lato scuro di questa transizione sia quella di spogliare delle sembianze antropologiche ed ontologiche l'umanità intera. Andiamo a leggere un virgolettato a firma del eh, presidente dell'associazione italiana per l'intelligenza artificiale Gianluigi Greco. Questo è il virgolettato. In verità queste tecnologie erano disponibili da anni. Siamo passati da una dimensione più ristretta di livello aziendale a una più sociale e antropologica. Ora chiunto di non ritorno, ecco i numeri di questo punto di non ritorno. Bloomberg prevede che a livello globale il fenomeno dell'intelligenza artificiale varrà 1580 miliardi di dollari entro il 2030, mentre l'Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano parla già ora di boom del mercato Italiano nel 2022 il mercato dell'intelligenza artificiale ha raggiunto i 500 milioni di euro, con una crescita del 32% in soli 12 mesi. Il 93% dei nostri connazionali ha sentito parlare del tema, il 55% afferma che è molto presente nella quotidianità. La piattaforma più nota e utilizzata è sicuramente la chatbot Chat GPT, che ha superato i 100 milioni di utenti in appena due mesi dal lancio. Andiamo a Leggere ora l'intervista ad, uh, ad un vero e proprio tecnoscettico, ovvero sia lo scienziato Gerd Gighi Renzer Ma la democrazia corre dei rischi. Va governata l'interazione con le macchine, dice Gheighi Renzer. Con le macchine eh, va governata l'interazione perché altrimenti l'algoritmo ci manipolerà. È una storia d'amore con l'intelligenza artificiale: parla di fiducia, delusione, comprensione, dipendenza, trasformazione personale e sociale. Così lo scienziato cognitivo di fama internazionale. Uh, riassume il suo pensiero nel libro perché l'intelligenza umana batte an ancora gli algoritmi, edito in Italia da Raffaello Cortina. Professore, abbiamo una relazione tossica con le macchine. La risposta: Siamo nella fase dell'innamoramento sciare dalla grande operazione di marketing pilotata dall'industria tecnologica. Prosegue poi l'intervista. Amplificata ovviamente dai media, i media sono quelli del mainstream e ma non certo la casa del sole TV oasi oh, sana che, attraverso la rassegna stampa, cercano di diffondere una consapevolezza. sulla stampa inglese ha rilevato che, nel 60 per cento dei casi, gli articoli sull'intelligenza artificiale ripetevano gli identici messaggi delle aziende high tech. Domanda: il punto chiave del suo saggio è quindi il principio del mondo stabile? Ma sembra essere il tallone d'Achille dei cervelli del, di, di Byte, di Megabyte alcuni problemi, ma non tutti. Sono quelli privi di cambiamenti repentini e inaspettati nel tempo e si basano sui big data, che sono informazioni statistiche riferite al passato. Però il futuro è diverso da ciò che è accaduto ieri. Domanda, eppure chat GPT, lo chatbot, spopola. Perché affascina tanto? Risposta, per convenienza e comodità lasciamo che lavori al posto nostro. Non è una novità. Il 75% dei video che guardiamo su YouTube sono consigliati da un algoritmo. Non li scegliamo noi. Cosa rischiamo? Un'altra domanda. La risposta: che la storia si ripeta. Come la calcolatrice tascabile, abbiamo smesso, come con la calcolatrice tascabile, abbiamo smesso di fare i conti a mente con il GPS. Si è smarrito il senso di orientamento, con chat GPT, una generazione potrebbe perdere altre abilità su scala più ampia, fino all'estremo, fino all'incapacità all di formare frasi di senso compiuto. Tanto ci pensa venderci prenderci risposta osservando il nostro cambiamento di fronte alla tecnologia digitale, chiedendoci se lo vogliamo davvero o se preferiamo riavere indietro il controllo. L'ultima domanda, altrimenti l'ipotesi peggiore, l'ultima risposta: potremmo mettere comodi e assistere all'alleanza tra le compagnie i tech e i governi, come già avvenuto manipolabile. Sarà la fine della democrazia. Ma non soltanto in Cina, anche qui in Italia, caro scienziato, siamo tutti preda della transizione digitale che fa degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale. Oltre che dalla tecnogabbia sulla super app nello smartphone il vero e proprio volano del cambiamento accelerato dal 2020. Ci andiamo adesso sul sole 24 ore l'organo quotidiano di Confindustria per vedere come il 5G stia sbarcando anche sulle autostrade ASPI Autostrade per l'Italia ha investito 200 milioni di euro per la digital transformation nell'ambito del nuovo piano industriale 2020-2023 e il sole 24 ore ci dà la notizia del lavoro in quale operatore europeo di infrastruttura, di telecomunicazione le comunicazioni wireless, che sta operando in un piano di fattibilità per quanto riguarda l'irraggiamento dell'autostrada italiana ai confini con l'Austria. Eccoci su Il Sole 24 Ore. Andiamo a leggere. Il titolo SELNEX e ASPI al lavoro per il 5G sulle autostrade nella sezione sulle 24 ore imprese e territorio. Nella parte infrastruttura andiamo a leggere l'articolo di Andrea Biondi, prima il sottotitolo studio di fattibilità sulla A23, nella tratta che da Udine oltrepassa il confine austriaco. L'obiettivo di questo progetto è rendere l'Italia più... Connessa e competitiva, lo sviluppo della connettività sulle autostrade, sfruttando tutte le possibilità offerte dal 5G. E anche questo obiettivo si punta con Sennex e Aspi, con il lavoro che hanno iniziato in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, presieduto da Adolfo. Urso e che avrà come terreno di sperimentazione la tratta autostradale che va da Udine al territorio austriaco attraverso il confine di Tarvisio. Andiamo a leggere la parte eh, finale, il nocciolo della questione. In pratica, grazie. Al sistema, l'obiettivo è quello di puntare al monitoraggio in real-time della copertura del segnale mobile all'interno delle gallerie, garantendo così una migliore sicurezza agli utenti che potranno effettuare chiamate di emergenza dei propri dispositivi mobili per senza scendere dall'auto per raggiungere la colonnina SOS anche in presenza della copertura di un segnale di un solo operatore telefonico. In realtà la questione è ben altra, visto che con il 5G, con l'internet of things, si punta anche alla guida senza conducente, quindi avere una rete autostradale completamente irraggiata è il presupposto per poter arrivare alla guida dei veicoli da... Remoto e su, proprio su questo tema, o quantomeno sull'infrastruttura che dall'alto potrà irradiare urbi e torbi tutta la penisola italiana ne ho scritto personalmente sul settimanale dell'area metropolitana romana, quindi capitolina, l'ortica. Andiamo a leggere l'ortica perché si parla dell'irradiazione wireless promossa da Elon Musk, il tycoon della Silicon Valley che ha annunciato lo sbarco sui cieli nostrani. Ecco il titolo dell'articolo a firma del sottoscritto su L'Ortica in tutta Italia arriva internet dal cielo, tsunami elettromagnetico senza precedenti, nessuno potrà sottrarsi alle radiofrequenze. Il sottotitolo, classificati come agenti possibili cancerogeni, neonati, anziani e malati cronici, compresi, saremo tutti. Irradiati. Arriva in Italia e quindi anche sulla rete autostradale la connessione internet satellitare a banda larga e alta velocità. Spazio, i satelliti di Starlink oscureranno le vere costellazioni. Titola Focus: quindi il riferimento è a un altro giornale sollevando il problema su quelle finte in orbita. Bassa a circa 500 km dalla Terra, la luminosità della flotta di SpaceX che porterà internet ultraveloce in tutto il pianeta preoccupa gli astronomi. Nei prossimi mesi potremmo ritrovarci con decine di luci artificiali visibili nel cielo notturno. Sì, è vero, scrivo nell'articolo, ma la più grande preoccupazione, oltre detriti orbitali e, sicure e sicurezza spaziale, in realtà è un'altra. L'internet dal cielo, cioè il 5G dallo spazio. È infatti uno tsunami elettromagnetico senza precedenti di agenti possibili cancerogeni, radiofrequenze irraggiate dall'alto, a cui nessuno, dal basso, potrà sottrarsi e trovare riparo, comprese fasce debole e soggetti sensibili della popolazione, come neonati, bambini, anziani, malati cronici e da sindrome ambientale, elettro-ipersensibili, cardiopatici, portatori di pesmeghere e apparecchi elettromedicali. arriviamo alla pubblicità, disponibile in Italia. Con un'orogandina Starlink, scrive Elon Musk su Twitter, annunciando l'imminente invasione del wireless dai nostri cieli, anche nei luoghi nei quali l'accesso alla rete non è affidabile o non è disponibile. Internet ad alta velocità nelle regioni più rurali e isolate dell'Italia. Ma c'è anche un altro risvolto. Della medaglia, quelle delle telco, quelle delle compagnie telefoniche che sono in profonda crisi, non se ne passa, non la passano assolutamente bene. Ecco i numeri del tracollo: le compagnie telefoniche sono in profonda crisi. Il giro d'affari delle telco italiane è infatti diminuito di oltre 14 miliardi tra il 2010 e il 2021, con la rete mobile in affanno, meno 5% rispetto alla rete fissa, meno 2,5%, come dimostra un rapporto dell'area studi di Media Banca. Impietosi anche i dati di Astel, il ramo di telecomunicazioni Confindustria. Nell'indagine annuale emerge che già nel 2021 i ricavi delle telecomunicazioni italiane sono diminuiti dello 0,6% a 27,9 miliardi di euro rispetto a investimenti in conto capitale a 1,1 miliardi di euro il valore più basso di sempre non solo Astel inoltre rivela che per il 2022 oltre al già avvenuto pagamento della restante parte delle frequenze del 5G si prevedono aumenti del costo del debito e di altri voci del conto economico tra cui quello energetico come ho riportato anche in una puntata del Tecno Ribelle, la potete trovare sul sito oasisana.com per saldare il 73% contrattualizzato con lo Stato italiano nella legge di bilancio 2018 per l'acquisto all'asta dei primi tre lotti di radiofrequenze del 5G. Team. Vodafone, Wintrae e Iliad hanno fatto di tutto per ammorbidire la rata di 4,8 dei 6,55 miliardi di euro fissata al 30 novembre scorso gli operatori, prima del saldo scriveva al sole 24 ore, incrociano le dita nella speranza che possa arrivare una rimodulazione di quello che altrimenti sarebbe un salasso dita incrociate inutilmente perché il salasso a bocca storta è stato saldato e alla sola team costato 1 0,7 miliardi di euro rovinosamente capitalizzati nell'indebitamento finanziario netto after-lease pari a 20,1 miliardi di euro. Nelle battute finali della nostra Tecno rassegna stampa ce ne andremo su La Stampa, Il Sole 24 ore e La Verità per trattare Tre argomenti diversi, ma se vogliamo interconnessi, i fondi del PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza, l'ipotesi del voto digitale e poi quello che avviene in maniera truffaldina sul web. Ma partiamo per l'appunto dalla stampa. Per vedere come i fondi del PNRR in maniera furbesca possono essere dilatati di altri tre anni dal governo italiano. Ricordiamo che stiamo parlando del del piano del recovery fund, sostanzialmente i fondi post emergenza Covid-19 che l'Unione Europea assegna ai stati membri. Eccoci qua: recovery tre anni in più. L'UE punta a dire sì all'Italia. Opere a rischio rinviate al 2029, ma lo Stato dovrà pagare di più. Perché ci soffermiamo sul PNRR molto semplice? Perché tra le sei milestone, cioè tra le sei missioni principali, le pietre miliari del piano eh, del recovery fund o oh, e fondo. Complementare troviamo in seconda battuta, dopo la transizione eh, ecologica, dopo la transizione verde, troviamo la transizione digitale. Quindi l'ex di Castero, l'ex ministero guidato da Vittorio Colau, attualmente eh, monopolizzato da Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Governo Menori con delega all'innovazione tecnologica. 42,9 miliardi di euro per banda larga in tutta Italia. 5G anche dove il mercato è scarso e non funziona, nuove tecnologie del privato e pubblica amministrazione in cloud in retroscena dall'Inviato di Bruxelles. La firma è di Marco Bresolin: tre anni di tempo in più per realizzare quei progetti del PNRR che non potranno essere completati entro il 2026, data limite entro la quale bisogna tassativamente spendere tutti i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Autorevoli fonti della Commissione europea spiegano che il trucco ideato al governo italiano che prevede di trasferire una serie di investimenti del PNRR sotto il cappello della coesione si può fare a patto che si rispettino alcuni vincoli, tra cui la chiave di di partizione delle risorse tra le regioni italiane e l'obbligo di cofinanziare quei progetti con una quota di fondi nazionali. Un altro funzionario dell'Unione Europea avverte che le richieste di modifica dovranno essere giustificate da circostanze oggettive tali da rendere impossibile la realizzazione dei progetti entro il 2026. Un esempio, una carenza di materie prime. In questo caso gli stati potranno chiedere di usare i fondi del PNR. Per fare altri investimenti da chiudere entro il 2026, al tempo stesso di finanziare la realizzazione di quei progetti con le risorse destinate alla politica di coesione che possono essere spese fino al 2029. Non farlo però. Nel farlo però non bisognerà alterare la distribuzione delle risorse tra le regioni e questo vuol dire che sarà più facile spostare progetti relativi a investimenti del sud Italia che riceve più fondi della coesione. Ricordiamo che per la transizione digitale Bruxelles ha stanziato per l'Italia 49,2 miliardi di euro. Ecco, proprio rimanendo in ambito transizione digitale, soprattutto cose della politica di casa nostra... La recente eh, debacle dal punto di vista di affluenza alle urne, il, eh, clamoroso, la clamorosa vittoria del partito dell'astensionismo, non soltanto nelle ultime elezioni politiche nazionali, ma anche nelle più recenti di Lombardia e Lazio, hanno riaperto la questione, risollevato il problema nella soluzione del voto elettronico, del voto digitale. A tal riguardo ce ne parla. Espressamente il sole. 24 ore, facendoci capire come si stia puntando in maniera diretta a questo tipo di soluzione. Ecco il quotidiano di Confindustria. Voto online, le piattaforme, sono base di interazione, la chiamano democrazia digitale. In Europa, il business delle voting è in crescita del 5,5% e si inserisce tra presenza di nuove generazioni e Astensionismo. a te riguardo però è interessante passare direttamente a un altro quotidiano che ci fa capire in realtà come nei meandri nel sottobosco potremmo dire del web e del digitale ci sia chi oltre a fare business manovra in maniera eh, capillare quelle che possono essere le scelte dei decisori finali quindi Pensare anche a un voto elettronico significherebbe essere su cubi un click. Questo è il motivo per cui magari in tante altre nazioni dove lo sperimento del voto elettronico era stato iniziato, è stato poi. Successivamente abbandonata. Andiamo a vedere cosa a ta tal riguardo, non sulle lezioni, ma sulle uh, manomissioni che avvengono sul web, ci riporta il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, La Verità. Andiamo a leggere la verità, eccola qui, l'ultimo quotidiano che passiamo in lettura in questa tecno rassegna stampa, i trucchi di internet, firme false e articoli manomessi, come lavorano gli spazzini del web, addirittura spazzini del web. Inchiesta internazionale racconta di Eliminali, azienda con base in Spagna e filiali in mezzo mondo, cancella le notizie sgradite ai clienti presentabili, grazie a mail con indirizzi farlocchi dell'UE, e minacce legali. Andiamo a vedere come si sviluppa questa attività molto singolare. La base del business di eliminarli, c'è cioè un ragionamento estremamente semplice. Tutti i contenuti che non appaiono su Google, maggiore motore di ricerca, non esistono. Secondo la ricerca di Advanced Web Ranking, il 92% degli utenti desktop e l'84% di quanti si collegano dal, dallo smartphone si ferma ai risultati che escono nella prima pagina del motore di ricerca. La normativa sulla tutela della privacy sul diritto all'oblio hanno aperto un mercato per le agenzie specializzate che si occupano legittimamente di tutelare la reputazione dei propri clienti da notizie che potrebbero essere fuorvianti. Il metodo di lavoro di Leminalia, il suo valore aggiunto, per così dire, è che le richieste di rimozione o deindicizzazione dei contenuti è spesso fraudolenta e lo scopo è di far sparire notizie vere ma sgradite ai suoi clienti. Il metodo standard è l'invio di un'email che con una serie di riferimenti normativi citati anche in maniera impropria chiede la rimozione di un determinato articolo. L'email riporta la dicitura della Commissione europea e un indirizzo di Bruxelles che è in realtà un co-working. Ovviamente, non ha nulla a che vedere con lui se non di essere nel cuore del quartiere degli uffici del Parlamento europeo. Bene, con questa notizia è tutto. Prima di chiudere la tecno rassegna stampa, io vi ricordo che per approfondimenti e maggiori dettagli è online aggiornato pressoché in maniera quotidiana il sito Oasi Sana all'indirizzo www oasisana.com dove potete trovare aggiornamenti su quello che riguarda la denuncia dei lati oscuri del futuro digitale oppure è anche disponibile il mio ultimo libro stop 5g salute ambiente privacy geopolitica i lati oscuri del futuro digitale terra nuova edizioni altrimenti per indagare o conoscere quelli che sono gli effetti ambientali e sanitari dell'irradiazione wireless Permanente, vi consiglio anche il mio libro manuale di autodifesa per elettrosensibili. Editato sempre con Terra Nuova, come sopravvivere? All'elettrosmog di WiFi, telefoni cellulari cordless e router. L'ultima notizia, in realtà non proviene dalla stampa, ma ve la do direttamente come anteprima nel primo. E il 2 di aprile, quindi prossimamente alle porte di Roma, a Vicovaro si terrà la prima assemblea nazionale generale dell'Alleanza italiana Stop 5G. Ovviamente l'invito è a tutti gli attivisti, gruppi, comitati del Movimento per la Precauzione. E poi il 2 di aprile, sempre a Vicovaro, domenica. Un convegno nazionale dal titolo assolutamente emblematico. Restiamo umani, resistere alla transizione digitale dell'Agenda 2030. In questo convegno verranno toccati moltissimi punti, partendo proprio dalla transizione digitale e dall'Agenda. 2030 Fino ad arrivare al metaverso, il transumanesimo e eh, i protocolli sanitari che hanno un'interazione con la nanorobotica e la componentistica digitale. Per informazioni e prenotazioni, è possibile sin d'ora scrivere una mail all'indirizzo stop5gmeeting.com. Con questo è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione. L'appuntamento è alla prossima puntata della Tecno Rassegna Stampa, sempre qui, sulla Casa del Sole TV. Un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci.